ciao a tutte e tutte, grazie per la possibilità, per l'invito e anche per la ricchezza degli interventi di oggi. Sì, colgo la palla al balzo per spiegare cosa sono i municipi sociali e ho pensato di fare l'intervento proprio su questo, anche per sciogliere delle ambiguità. Sono stato chiamato come municipalità a Bologna, no, ma anche perché effettivamente negli anni c'è stata un'ambiguità su un punto, il rapporto tra autogoverno e governo, perché noi abbiamo e continuiamo a muoverci nell'idea di incidere anche sul governo della città di Bologna, e i municipi sociali sono una forma di autogoverno. Come diceva prima Tiziano, questo elemento, conoscete Bologna da fuori, è una città dove ci sono tante possibilità, all'avanguardia per alcune cose, ma nella situazione attuale poi ci sono degli sgomberi come quelli di ieri, che pongono ancora con più urgenza l'obiettivo di non solo spingere per il cambiamento delle forme anche istituzionali, ma soprattutto di costruire autogoverno dal basso e negli spazi. Noi ci organizziamo negli spazi. Perché municipi sociali? C'è una tradizione del movimento operaio che io faccio mia, che è quella che quando il vecchio mondo inizia a traballare è il momento in cui iniziare ad inventare nuove istituzioni, ed è per questo che usiamo la parola municipio. Per farla semplice, per chi non conosce le nostre esperienze, se il municipio, il comune, le vecchie istituzioni, le istituzioni quelle classiche, diciamo, sono il luogo dove le persone si rivolgono magari perché hanno dei problemi sulla casa, dei problemi sul welfare e tante forme di problemi. I municipi sociali sono il luogo dove le persone, per esempio, vengono perché occupano una casa insieme a noi. È una differenza molto forte. Nei municipi sociali poi ci sono dopo scuola, scuola d'italiano, sportelli per migranti, vengono le persone che perdono il lavoro, vengono le persone che vengono buttate fuori dalle case, come è successo molto in questo anno, a volte dormono anche lì, e ci stanno i lavoratori e le lavoratrici della città, cioè quelli che non lavorano in una fabbrica, come veniva anche detto prima, ma che hanno come luogo di lavoro la città, quindi il municipio sociale è anche una forma di organizzazione di questo tipo di lavoratori e di lavoratrici. Perché vi ho fatto questa storia del municipio sociale? Perché ADL Cobas Bologna è nei municipi sociali, quindi penso che comunque era importante dire cosa sono i municipi sociali di Bologna. Autogoverno, dicevo, che può sembrare un'utopia, un elemento, come dire, che guarda al futuro poco concreto, ma in questa fase ci sembra che siano necessari spazi dove iniziare a sperimentare forme alternative di società. Questa mattina in apertura di questa assemblea veniva detto che tutti nel mondo cercano di stare nel sistema, e noi condividiamo pienamente questa analisi, cioè ci sembra che sia proprio questa forse l'elemento di base da cui partire in questa nuova epoca storica, in questo periodo in cui ci stiamo muovendo. Tutti vogliono stare nel sistema capitalistico, tutti vogliono e usano le guerre anche per starci. Arabia Saudita, India, Cina, Argentina, Arabia Saudita, penisola araba, e forse ed è per questo che pensare all'alternativa diventa ancora più importante, perché forse non tutti vogliono starci in questo sistema e noi dovremmo cercare nei luoghi in giro per il mondo chi pensa diversamente, perché ci siamo veramente forse abituati fin troppo che tutti vogliono starci dentro, anche se le potenze, i soggetti vogliono starci effettivamente, e questo rompe anche con il mondo bipolare che forse io neanche ho conosciuto fino in fondo veramente. Penso che anche quello che succede in questa sala è la parte migliore dell'Occidente, ed è per questi motivi che siamo ovviamente tutti contro le guerre, contro la distruzione, contro la miseria, contro la fame, ma rischia di essere una posizione troppo idealistica, poco concreta.
poco alla ricerca dei soggetti che nel mondo pensano diversamente. Per questo che siamo stati in Ucraina a conoscere le soggettività sul campo, appunto chi pensa diversamente. Penso che questo possa essere l'approccio per la Palestina, ma anche per la Russia, ma anche per Israele e per qualsiasi luogo nel mondo. E questo era per dire che appunto il municipio sociale, che un po' è un'evoluzione del centro sociale, non è un luogo che si chiude in se stesso, non è una nicchia, un posto autotutelato, ma per noi è veramente un progetto di cambiamento della società. E la conclusione è che dentro questi spazi ADL Cobas Bologna è quello che noi chiamiamo algoritmo sindacale, ed è decisivo questo perché, vista la ricchezza di persone che attraversano questi spazi, l'algoritmo sindacale è decisivo ed è il motivo per cui continueremo a dargli forza il più possibile come municipi sociali, e lo faremo crescere e daremo una mano in tutte le situazioni che ci saranno in futuro. Grazie.